Il premio Guidarello 2015 si è aperto con un ricordo delle vittime dell'attentato di Parigi e un video dedicato a Dante, il grande comunicatore, ponendosi la domanda se il sommo poeta sia stato un buon cronista della sua epoca fra storia e politica. E proprio la storia e la politica sono stati i due temi principali del Guidarello di quest'anno, con una particolare attenzione rivolta all'immigrazione e alle guerre che portano alla fuga dei profughi disperati. Temi toccati per l'Espresso dalle inchieste di Fabrizio Gatti, premio Guidarello nella sezione Cultura. Insieme al giornalista, quest'anno sono stati omaggiati dal riconoscimento di Confindustria anche gli attori Gigi Proietti, premio sezione Radio Televisione, Ivano Marescotti, Guidarello Romagna per il recupero del dialetto, Vincenzo Melone, comandante generale del Corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Guidarello ad honorem, Evelina Cristillina, neopresidente dell'Agenzia Nazionale del Turismo, e poi ancora Giuseppe Turani, Paolo Di Paolo e Alessandro Faruggia. In questi anni credo abbiamo comunque premiato giornalisti che erano sul campo, che sapevano attingere a fonti di informazione in modo particolare e che ci hanno permesso di approfondire i grandi temi dell'attualità. Anche quest'anno speriamo di ottenere lo stesso risultato con dei premiati ancora anche questa volta credo di straordinaria eccellenza. Parleremo sicuramente dei grandi problemi che stiamo attraversando in Europa in questo periodo, anche legati al terrorismo, parleremo del tema dell'identità, del tema dell'immigrazione e credo che sarà un'occasione anche quest'anno interessante di approfondimento. E naturalmente manterremo vivo il filone della legalità che per noi è il perno attorno a cui ruota il vivere insieme. Fare l'infiltrato è una necessità, è un metodo di lavoro che per fortuna non è obbligatorio e non sempre si richiede, e per andare a vedere laddove l'autorità, la censura impediscono di vedere. E fare un'inchiesta è una sorta di dovere civile, cioè prendere quei temi che non sono nell'agenda, oppure sono nell'agenda ma non sono stati sufficientemente approfonditi, andarli a rivedere, ristudiarli e raccontarli da capo, risvoltarli per mettere il punto d'osservazione molto più vicino. Da qui anche la necessità di fare a volte l'infiltrato, cioè entrare e mettere l'obiettivo del racconto dentro il fenomeno da raccontare. Io ho frequentato molto Ravenna, anni fa, quanti anni sono passati? Però non un anno, insomma, sono venuto varie volte qua a fare le mie prime teatrali, quando ancora facevo più tournée, oggi giro un pochino meno, insomma, mi sono un po' più fermato. E ho lasciato qua tanti ricordi, tante cose piacevolissime, a prescindere dal fatto della bellezza della città e tutte queste cose che conosciamo, della cucina, insomma, delle libagioni copiose che abbiamo fatto. E ho lasciato degli amici che adesso stasera già un paio li ho rincontrati, adesso qualcun altro lo rincontrerò, insomma. Ho fatto proprio con questo spirito, sono venuto su, perché era tanto che mancavo. Devo dire la verità, io quando sono partito 35 anni fa da Ravenna, licenziandomi io ero impiegato in comune qui, a Ravenna, non potevo mai pensare, sinceramente, quindi è la soddisfazione, la coronazione di un sogno che non era neanche previsto. Non voglio prenderlo come un premio alla carriera, perché uno si tocca poi non si è aperto un attimo, magari qualcosina ancora si riuscirà a fare. All'inizio, quando ho cominciato a fare l'attore, io avevo una dizione pessima, dialettale, ho dovuto nascondere il mio dialetto, fare perdere le tracce, perché sennò non era molto professionale fare uno Shakespeare con la cadenza di Villeneuve di Bagnacavallo, insomma. Per cui ho dovuto fare perdere le tracce e poi una volta superato i 6 meno meno per fare la dizione corretta, mi è piaciuto tornare a rivisitare il mio dialetto in funzione artistica, non tanto per la cumegin dialetto, diciamo così, ma per alzarlo al livello di Raffaello Baldini, che è il più grande poeta romagnolo. Credo che la Guardia Costiera italiana sia nell'immaginario collettivo un qualcosa di molto buono e di molto bello, ma non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Non a caso la Guardia Costiera, per usare una espressione che il Santo Padre ha rivolto a una nostra delegazione, nel fotografare quello che la Guardia Costiera fa a livello, appunto, nel portare soccorso a tanta povera gente, ha usato l'espressione "mi sento piccolo di fronte a quello che fate". E se quest'anno, nell'ambito di un riconoscimento del Parlamento europeo, è stato dedicato il giorno 6 marzo, è il giorno che viene individuato come quel giorno che a livello mondiale una figura si è particolarmente distinta per il bene dell'umanità,
Beh, sappiate che il 6 di marzo di quest'anno la Guardia Costiera Italiana è stata insignita di questo riconoscimento. Sono onoratissima, felice, spero di meritarmelo. Quando ho visto che c'erano i premi alla memoria ho detto ma, poi ho guardato meglio e non era così. E quindi no, sono molto contenta, spero di meritarmelo perché ripeto, siccome mi viene dato per il turismo ho appena cominciato e non è detto che il premio sarà meritato, spero di meritarmelo. Diciamo che qualcosa per il turismo della mia regione, vale a dire del Piemonte, con le Olimpiadi di Torino e con il Museo Egizio che sta veleggiando sul milione di visitatori all'anno, forse qualcosina lì ho fatto, ma insomma cerchiamo di allargare un po'. E comunque Ravenna è una città che amo moltissimo, conosco molto bene perché tutti gli anni vengo a Ravenna Festival, quindi insomma gioco in casa un po'.